motori dai trattori alle navi ai condizionatori, protagonisti dello sciopero dei metalmeccanici che da Trieste, davanti ai cancelli di Varsila, a Campodarsego, in provincia di Padova, da poco definita città del trattore, a Conselve, polo del riscaldamento-condizionamento, risentono di un andamento del mondo che dai costi energetici alla guerra della Russia in Ucraina stanno affossando settori che andavano a pieno ritmo, così come l'edilizia, le prese con rincari delle materie prime e le incognite del superbonus. È stato diffuso su tutto il territorio lo sciopero di 4 ore che, con presidi estesi a diversi comuni nelle province del nord-est, è stato proclamato dai sindacati dei metalmeccanici di CGIL e CISL UIL perché, dopo il Covid e il rimbalzo, i primi segnali di rallentamento fanno già paura. Raccontano che l'economia va bene, che il prodotto interno lordo cresce, non è vero. Il settore industriale ha perso il 7%, il settore metallurgico e quello chimico, che sono molto importanti per l'Italia, in un anno hanno perso l'oltre il 10%. Questo si lega alla crisi che c'è in Europa, una crisi di mercato molto importante che richiede a noi di fare delle scelte precise e degli investimenti chiari. L'industria metalmeccanica a oggi vede già degli eventi che possono portare a una crisi. Siamo qua a Campodarsico, città del trattore, perché se mancano gli investimenti anche sull'agricoltura, se mancano gli investimenti sia pubblici che privati, abbiamo già segnali di crisi nelle aziende del settore e anche tutta quella che sarà la transizione ecologica, digitale, innovativa, dobbiamo dire a questo paese che la si fa con le lavoratrici e con i lavoratori. Questo, diciamo, è il senso dello sciopero di FIM, FIOM e UILM, è il senso, come dire, della mobilitazione che dai metalmeccanici vogliamo portare nel paese. Credo che appunto i lavoratori abbiano capito il significato di questo sciopero, che noi abbiamo definito sciopero di avvertimento nei confronti delle imprese e del governo, perché oggi è il tempo di assumersi le responsabilità, di assumere ma le decisioni per evitare la dismissione di un intero settore che è quello appunto metalmeccanico. La transizione tecnologica, digitale, la transizione ambientale non si affronta non occupandosene o pensando che a farlo siano solo le imprese. Le condizioni dei lavoratori peggiorano sempre più lavoratori precari. A tutto questo c'è bisogno di dire basta e di invertire la marcia.